Il 2 giugno 2020, uno degli uomini più colti degli ultimi 50 anni si è spento alla veneranda età di 81 anni. Paolo Fabbri, il pioniere della semiotica in Italia, è stato un intellettuale brillante, riconosciuto in Italia e a livello internazionale. Ne tracciamo un ricordo insieme al professor Pino Donghi, semiologo e comunicatore della scienza. Ben trovato, professore. Bentrovati a voi, grazie dell'invito. Prima di indagare il suo rapporto con Fabbri, possiamo tracciare una breve biografia di quest'uomo così fuori dal comune? Sì, con grande piacere. Lei ha appena ricordato che era uno degli uomini più intelligenti e culti degli ultimi 50 anni, io direi anche uno degli uomini più divertenti. Era sempre una grande gioia, un grande divertimento stare insieme a lui. Lei ha appena ricordato il dato biografico, era nato nel 39. E dal punto di vista professionale, in realtà lui si laurea in giurisprudenza a Firenze. Dal punto di vista professionale e accademico, cioè del suo interesse per la semiotica, lui nei primi anni 60 si trasferisce già a Parigi per seguire i corsi di Lucien Goldman e lì incontra tutti i grandi personaggi, grandi intellettuali di quel periodo e anche grandi intellettuali che hanno fatto la storia della semiotica a partire da Roland Barthes. Peraltro a Parigi, visto che certamente ne parleremo, incontra anche Umberto Eco che era andato a presentare, credo proprio nel 64, opera aperta da Lucien Goldman e si conoscono nel corso di quel seminario. Roland Barthes all'epoca considerava impossibile occuparsi di lingua senza essere un esperto di letteratura e quindi un giovane, come era a quel momento Paolo Fabbri, che si era laureato in giurisprudenza, per quanto brillante, secondo lui non poteva seguire i suoi corsi e gli consigliò di seguire invece quelli di Algirdas Julien Grimas, il semiologo che poi farà la storia del rapporto della semiotica con Paolo Fabbri, perché effettivamente Paolo diventerà un allievo, forse uno dei migliori allievi, direi indiscutibilmente, di Grimas. E tutta la sua carriera accademica in qualche misura si muove nell'asse tra l'Italia, vedremo, forse ricorderemo, principalmente tra Bologna e Parigi. Ricordavo appunto il dato biografico della conoscenza con Eco, con il quale si rincontrerà di nuovo a Firenze quando torna da Parigi. E nel frattempo, insieme a Pino Paioni, ha fondato il Centro Internazionale di Semiotica a Urbino, che dirigerà per molti anni, fino sostanzialmente al 77, quando Umberto, nel mitico 1977 delle università italiane, Umberto Eco prenderà la cattedra di semiotica a Bologna, proprio in quel periodo, e ricordandosi della brillantezza di Paolo Fabbri, lo chiamerà e insieme a Paolo Fabbri, insieme a Omar Calabrese, insieme a Mauro Wolf, insieme a molti altri protagonisti, darà vita a quella straordinaria esperienza a bolognese dell'Università di Bologna, in particolare del DAMS, comunque poi di tutta la riflessione semiotica, che è stato uno dei centri accademici più importanti in Italia. Per circa un trentennio, appunto, Paolo Fabbri ha insegnato a Bologna, è stato anche presidente del DAMS, ma sempre dividendosi tra Bologna e Parigi come fuochi della sua attività intellettuale. Dopodiché, chiunque possa scorrere la sua biografia, c'è un sito che lui curava sulle proprie opere, sulla propria attività, facilmente reperibile in rete. Su Google, ovviamente digitando Paolo Fabbri, si entra direttamente sul suo sito e si scopre le, credo, innumerevoli università dove è stato visiting professor ed è veramente stato uno dei grandi protagonisti di una stagione straordinaria della ricerca semiotica in Italia e a livello internazionale. Lei e Paolo Fabbri eravate molto amici. In che circostanze vi siete conosciuti? Dunque, io nel mitico 76-77 che citavo prima, appunto, invece ero giovane studente alla Sapienza e forse l'aneddoto è divertente nel senso che in quel clima, del quale in qualche misura facevo anche parte perché ero un po' a
abbastanza attivo nei movimenti studenteschi, però avevo incontrato un gruppo di amici, di persone che studiavano semiotica, e così mi ero messo a studiare questi testi in francese. Io andavo, magari alcune volte, alla cattedra del professor Scrivano di letteratura o del professor Costanzo di critica letteraria a chiedere se potevo portare all'esame dei testi di semiotica. Essendo appunto il 1977, questi professori mi guardavano inizialmente con sospetto, poi con un po' di interesse, e infine mi facevano la fatidica domanda: ma lei vuole il 18 politico? E io rispondevo: no, io mi interessavano questi testi di semiotica, volevo portare questi in programma. E tutti mi rispondevano: ma ben venga, come dire, insomma, addirittura dei testi in francese. In quel momento, diciamo, la maggior parte dei testi non era nemmeno tradotta. E quindi io ho conosciuto i testi sui quali Paolo Fabbri ha lavorato all'università. Poi, diciamo, personalmente l'ho conosciuto, ma ero uno studente ai corsi del centro di Urbino, che ho frequentato per un paio di estati, e dove ho scoperto appunto questo intellettuale geniale e allo stesso tempo divertentissimo. Un aspetto che in qualche cronaca dei giornali è stato ricordato, che Paolo Fabbri era il fratello di Gianni Fabbri, e Gianni Fabbri è stato l'inventore delle notti della costiera romagnola, è stato l'inventore delle grandi discoteche di Rimini, il Paradiso, il Pascià, credo sia stato l'inventore addirittura delle cubiste, del cubo per ballare, e questo tratto, diciamo, romagnolo gaudente in qualche misura era rintracciabile anche nel divertimento con il quale Paolo una volta riuscì a portare proprio al Paradiso un congresso di filosofi e di logici, che devo dire io ero presente, ero molto divertiti dall'idea di stare nel tempio della Riviera Romagnola, trasportati direttamente dalle università della California. Professor Donghi, a Fabbri viene riconosciuto il merito di aver elevato in Italia la semiotica a disciplina di studio superiore universitario, insieme ad Umberto Eco, che lei ha già nominato. Ci può raccontare qualcosa in più sul loro rapporto, che non era quello tra allievo e maestro, ma piuttosto fatto di profonda stima e amicizia? L'equivoco un po' che lo ha sempre raccontato, non sempre, qualche volta ha raccontato come allievo di Eco, dipendeva banalmente da una differenza di età, peraltro non straordinaria, avevano solo 7 anni di differenza di età, e per il fatto che Umberto Eco, ancora prima di diventare noto a livello internazionale dal 1980 in poi, quando, diciamo, diventa romanziere e viene riconosciuto anche al di fuori del circolo degli studi semiotici, questa diciamo, prevalenza della figura pubblica di Eco ha costruito poi quasi di fatto quella di Paolo Fabbri come se fosse stato un allievo, cosa che non è stato, non perché ovviamente se ne sarebbe vergognato, tutt'altro, ma perché c'è stato un percorso, direi, parallelo e al quale facevo appunto riferimento prima. Si sono conosciuti a Parigi, ovviamente si sono immediatamente riconosciuti, nel senso rispecchiati l'uno nell'altro, sicuramente la semiotica, anche in questo senso, farò accenno a una cosa a cui Fabbri teneva molto, dire che il paradigma semiotico è stato un paradigma bicefalo, nel senso con una parte che guardava la filosofia americana a Peirce e una parte che invece, che era la parte, diciamo, rappresentata da Umberto Eco, e una parte che guardava la tradizione europea che parte dall'inizio del Novecento con De Saussure, passa per Jens, un linguista straordinario danese, e arriva appunto a Grimace, che è la parte invece, diciamo, di ricerca che ha rappresentato in Italia, in particolare Paolo Fabbri. Questo bicefalismo del paradigma semiotico è ben rappresentato dalla loro attività accademica e anche dalla loro amicizia. Tutte le volte che gli è stato possibile, appunto avendo un vantaggio di età e quindi di carriera, Umberto Eco ha sempre chiamato, a Firenze prima, a Bologna poi, Paolo Fabbri, e la loro, diciamo, attività di intellettuali, la loro amicizia è cresciuta negli anni proprio perché si trattava di due intellettuali straordinari, e forse appunto in maniera
dal punto di vista dello sviluppo della teoria semiotica, forse probabilmente Paolo Fabbri ha perseguito con maggiore forza e attenzione quel paradigma di cui è stato l'interprete in Italia, ma direi non solo in Italia, più rappresentativo, che è quello che poi rimanda al lavoro di questo grande intellettuale meno conosciuto dal grande pubblico, appunto, che è Graham Haas, di cui si sono peraltro tradotti parecchi testi anche in Italia nel campo semiotico, che era la collana che Umberto Eco dirigeva per Bompiani, ma che non ha la stessa rilevanza nel dibattito che hanno avuto Michel Foucault, Deleuze, Gattari, Baudrillard. Ecco, la differenza probabilmente, questa è una cosa a cui Paolo Fabbri teneva molto, è che Roland Barthes è stato un personaggio seguitissimo anche qui in Italia, che secondo Paolo Fabbri genialmente pennellava delle intuizioni e dal punto di vista impressionistico dei racconti su quello che accadeva nel mondo della società. Questo modo di raccontare quello che accadeva nella società in maniera un po' impressionistica, con la straordinaria effettivamente genialità di Roland Barthes, era però un modello difficilmente replicabile al di fuori di personalità così rilevanti come quella di Roland Barthes o di Michel Foucault, mentre per Paolo Fabbri, così come per il suo maestro, per Graham Haas, bisognava pensare a un approccio scientifico alla semiotica. Loro studiavano e proponevano una semiotica a vocazione scientifica, cioè con un metodo che potesse essere utilizzato anche da altri, non solo da coloro i quali, anche per grandi capacità personali, per grande cultura personale, potevano interpretare il reale in maniera quasi artistica. C'è un qualche aneddoto, un episodio che vi riguarda, che vorrebbe condividere con noi? Ce ne sono moltissimi, ripeto, un uomo divertentissimo, oltre che un colto intelligente. Abbiamo passato molte estati insieme a Spoleto, nel periodo in cui io per circa un ventennio ho diretto la Fondazione Sigma Tau ed ero responsabile dei programmi di Spoleto Scienza, dove invitavo quasi ogni anno sia Paolo Fabbri che Remo Baudet, per ricordare un altro incredibile intellettuale che ci ha lasciato in questi anni, e avevano questa cosa in comune, una straordinaria curiosità nei confronti dei linguaggi e dei discorsi che non erano quelli loro propri, in particolare appunto nel caso di Spoleto Scienza, nei linguaggi e dei discorsi della scienza. Paolo Fabbri si è sempre definito un intercessore, ovvero sia uno snodo per la traduzione, e forse l'aneddoto tra i tanti mi viene in mente quello più recente. Qualche giorno fa, due giorni dopo la sua morte, sono partito per Rimini per andare a portargli un ultimo saluto, e in macchina ero accompagnato da mia moglie, che è in madrelingua inglese e che stava scrivendo a una sua amica, appunto, che stavamo andando a questa cerimonia, e a un certo punto mi ha chiesto come si dice in italiano pay my respect, perché lei stava scrivendo a questa amica in inglese che andava a pagare il rispetto a Paolo Fabbri, che è il modo di dire in inglese. Io guidando ci ho pensato un secondo, perché ovviamente pagare il rispetto in italiano non significherebbe nulla, e dopo qualche secondo ovviamente mi è venuto in mente che la traduzione era rendere omaggio. Il giorno prima il presidente Mattarella era andato, credo, a Codogno a rendere omaggio appunto alla memoria dei medici e degli infermieri che avevano curato i pazienti nell'ospedale. Ecco, questa differenza tra pay the respect e rendere omaggio era una di quelle differenze che incuriosivano Paolo Fabbri e che hanno costruito l'interesse di una sua vita. Non è una curiosità
lessicologica, non è, diciamo, una stranezza da settimana linguistica, quelle cose strano ma vero, per intenderci. Non è un piacevole calembour. La differenza tra, magari rispetto a rendere omaggio, è la differenza che esiste tra due lingue. E la fedeltà nella traduzione è qualcosa che non ha a che fare con l'esattezza. Proprio Umberto Eco, nel dire quasi la stessa cosa, nel 2003, scriveva che se consultate qualsiasi dizionario, tra i sinonimi di fedeltà, appunto fedeltà nella traduzione, non c'è la parola esattezza, ci sono piuttosto lealtà, onestà, rispetto e pietà. Quando si traduce non si è esatti, quando si traduce in maniera fedele non si persegue l'esattezza, ma la lealtà nei confronti del testo, l'onestà, addirittura il rispetto e la pietà. Cioè a dire che bisogna provare a restituire lo stesso significato in un universo culturale diverso. La consapevolezza che muoversi tra le lingue, muoversi tra i diversi linguaggi, anche all'interno della stessa lingua, in diversi linguaggi, come poteva essere quello della semiotica, o quello scientifico, o quello filosofico, è l'attenzione e la consapevolezza che ogni volta che proviamo a tradurre il nostro mondo concettuale in un'altra lingua, quel mondo si trasforma. E della ricchezza di questa trasformazione è quello che ci accompagna durante tutta la vita. La difficoltà di tradurre è la stessa faccia del piacere del tradurre, perché non si traduce parola per parola, non si traduce lettera per lettera, si traduce un universo di senso in un altro, cercando di essere leali con quell'universo di senso. Ecco, io credo che Paolo Fabbri abbia cercato per tutta la sua vita di essere onesto, leale e rispettoso delle lingue attraverso le quali provava a comunicare tutto il suo sapere, che erano tante le lingue e tantissimo il suo sapere. Secondo lei, quale può essere l'eredità che un uomo di tale grandezza lascia agli studiosi che verranno? Per parlare dell'eredità di Fabbri, force conviene anche noi far cenno a qualche cosa che è stato ricordato in tutti gli articoli che sono usciti in questi giorni sui giornali, cioè che Umberto Eco, con grande affetto e anche quel pizzico di affettuosa perfidia che comunque lo contraddistingueva, creò omaggiò Paolo Fabbri di un personaggio nel nome della Rosa, il vescovo Paolo da Rimini, l'Abbas Agraficus, scherzando sul fatto noto abbastanza che Paolo Fabbri era uno straordinario affabulatore, ma con difficoltà scriveva. E quindi questo personaggio, a nome della Rosa, appunto, era affetto da una malattia neurologica per il quale suo pensiero non riusciva a transitare dalla testa al braccio, e quindi non riusciva a scrivere. Questa caratteristica, in parte leggenda, di un Paolo Fabbri che ha scritto pochissimo, è, come tutte le cose, in parte vera e in parte meno vera. Se appunto qualcuno avrà la voglia e il piacere di scorrere la sua bibliografia nel sito che lui stesso curava, scoprirà che ha scritto moltissimo, ma certamente non ha scritto in forma sistematica, non ha scritto in forma di trattato, non credeva al trattato come forma di discorso più utile per quanto riguarda lo sviluppo della ricerca in semiotica. Rimane il fatto che delle tantissime domande che, per esempio, io vorrei ancora potergli rivolgere oggi, perché so che avrebbe avuto sempre una risposta originale, meno ovvia di quelli che posso trovarmi da solo, che posso trovare con altri interlocutori. Ecco, forse l'eredità da mettere in evidenza è che nella sua bibliografia c'è tantissimo che va riscoperto. Noi tutti, Paolo Fabbri, l'abbiamo letto forse un po' meno di quello che avremmo potuto fare, perché sapevamo che era uno che scriveva poco e approfittavamo molto del fatto, del piacere, del privilegio di conoscerlo per avere con lui delle straordinarie
chiacchierate nelle quali ti raccontava e ti apriva degli squarci veramente notevolissimi. Ecco, oggi che queste chiacchierate non sono più possibili, ci lascia in eredità molto di più di quello che pensavamo di scrittura, e proprio in questi giorni, nei quali mi capita di rileggere alcune cose che ha scritto, mi rendo conto che alcune domande che gli facevo ultimamente, alle quali lui amabilmente rispondeva, devo dire, erano domande un po' fisse, perché le risposte le aveva già date, ne aveva già date in testi che io conoscevo, ma che evidentemente non avevo letto con la dovuta attenzione. Credo che c'è una eredità proprio nella sua scrittura, cioè in quello che apparentemente lo definiva di meno e che oggi ci lascia, che so peraltro, tutto il suo archivio, l'ho saputo proprio in questi giorni, verrà trasferito a Palermo con la supervisione del professor Gianfranco Marrone, che è il titolare della cattedra di semiotica a Palermo, che è uno degli allievi più importanti, direi più brillanti, di Fabbri, e che ha già trovato uno spazio in un palazzo molto bello per tutto l'archivio e tutti i libri di